Buonasera e benvenuti in questo nuovo video gameplay su Guardiani della Galassia, il gioco Marvel's Guardians of the Galaxy che sto facendo insieme a voi in blind run perché lo sto giocando per la prima volta. Siamo finiti in prigione, quindi dobbiamo trovare il modo di uscire e credo proprio che dobbiamo cliccare qui. Cosmo, devo proprio andare in bagno. Io sono Groot. Groot? Scendi giù per le Attenzione. marce. Oh, ci sono anche Rocket e Groot. Catturati anche loro? No, non sembrano troppo catturati. Il nostro Sembrano gioco non è quasi giocato in su visita. Fightpage. Ti mangio vivo. Ehi là, non pensavo di trovarvi qui. Molami, sfigato. Sfigato. Già, sfigato mangiamoccoli. Ah, c'è dentro lì dentro. Ah no, invece sono anche loro prigionieri. Ok, perlomeno i guardiani si sono Ehi dai, riuniti. bello, qual è il problema? Sei tu, infatti ti abbiamo mollato. Io sono Groot. Sì, invece, basta dargli corda. Rocket, dai, su, stava andando così bene. Tu e Groot non siete cacciatori di taglie da due soldi. Sbuffo. Che cosa hai detto? Ho detto sbuffo. Sbuffo non si dice, si fa e basta. No, adesso non mi so neanche esprimere come si deve. Sai cosa? Sei un gran pezzo di wuff! Io sono Groot. Rocket, ehi, wuff! Dovevamo wuffarti quando c'era l'occasione. Io sono Groot. Col Rook lo siamo. Non puoi, wuff wuff! Cosa? Mi wuff per i Ok. fondelli? Te l'ho detto un miliardo di volte! Non sono un wuff di animale! Cosa wuffa mai? Figlio di un Io wuff! sono Wuff Groot. wuff! Storia Oh, ok, d'avventura! erano ipnotizzati. Sì, siete sempre su nove. Cosmo! Come va? Bello, stavamo giusto. Eccolo lì, Cosmo. Guardiano di galassie dice a Cosmo, perché sono entrati in corteccia di continuum? Altrimenti Cosmo crea gulag psichico peggiore. Entrati nella. Tu non credere di ingannare Cosmo. Piotr Quill. Lavori con fratelli di sangue e crei distrazione. In questo modo procione molesto e albero senziente usano corteccia. Forse per motivo di egoismo. Cosmo anch'essa, guardiano di galassie, attracciante nova su nave. Difendilo e tradisci Rocket. Beh, ovviamente difendili, non siamo così stronzi. Ok, sono sicuro che è soltanto un grosso malinteso. Giusto? Giusto. Siamo qui perché è successa una cosa sulla roccia di. No. Guardiano di galassia era su roccia di Nova? Sì, cercavamo il centurione Corel per pagare una multa. Perché? Strane trasmissioni scorrazzano per galassia. Come conigli di primavera. Cosmo manda molte squadre a investigare, nessuna torna. Ora Roccia di Nova manda stesso segnale. Guardiano di Galassia, dice a me cosa ha visto. Nova Corps che si ammazzavano fra loro. Io sono Groot. Era come se fossero drogati o chissà che. Sembravano una setta. Già, il rito, il prete. Parlavano di una specie di promessa. Subito, signore. Confraternita dei Raptor. Culto della zona negativa. Chiesa universale della verità. Altro. Ah, eccoli. È il vecchio insieme a loro. Il suo shuttle è esploso sulla ala sopra. Grande unificatore Wrecker, leader di Chiesa universale di verità. Questo nome è noto, Cosmo. Antica setta. Grande potere durante Guerra Galattica. Adesso un po' meno. Hai detto che la roccia trasmetteva un segnale. E se questa religione c'entrasse. Niente. Chiesa universale di verità. Morta con Dio dalla pelle dorata. Permettici di indagare sulla ala sopra. Io sono Che cosa? Groot. Le tue squadre non sono tornate, giusto? Quindi sarai un po' a corto di personale. E noi vogliamo scoprire cos'è successo, come te. Ah sì? Quindi faccio investigare per te. C'è sempre trucco, Piotr Quill. E non vai trucchi di magia. Palla. Io
Cosa vuole, guardiano? Ok. Sempre, va bene. Sì. Che ritiri le accuse. Contatta il Nova Corps, chiedi all'Unimente di condonare la multa e ce ne andremo. Non è così tanto facile. Vuoi dirlo, Pulcioso? Hai bisogno di noi. Noi? Per ora. Se non conosci qualcuno di altrettanto stupido. In grande Soviet, Cosmo non si fiderebbe di Filcia capitalista. Ma questa non è madre patria. Il Cosmo conosce potere di garanzie. Nave di Guardiano resta su Nowhere. Cosa? Non puoi prenderci la nave. La nave mia. Come la troviamo, la ala sub? Procione molesto sa. Venite, è senza e di tempo. Ok. Quindi dove andiamo di preciso? A primo insediamento. I vecchi tempi. Prima di gruppo chi va. La prima colonia di minatori è ancora qui. Da. Ora abbandonata. Quasi. Accesso. Sbuffo. Qui che vi siete intrufolati? Così lo fai sembrare difficile. Aspetta. È la corteccia di Continuum. Miglior modo di trovare nave Nova prima che si sposta. Hai trovato Corella. Dov'è adesso? Nave Nova ora in sistema Elidra, orbita di pianeta Maiko. Contraxia. Cosmo non sorpreso, Bruccione molesto ama pianeta di scarti. Le loro toilette contengono informazioni preziose. Intero pianeta ora diffonde segnale come roccia nuova. Cosmo non comprende scopo né intenzione. Tutti quei bar e sale scommesse e bordelli. Forse non è poi così male dopo tutto. Cosmo soffre a concordare con Sicaria. Eppure ti sei divertita quando... Sta zitto. Troveremo Corel e salveremo Contraxia. Forse non è il caso di fare troppe promesse. Siamo i guardiani della galassia, è il nostro lavoro. Sono con te, Peter. Ah sì? Certo, il tuo discorso mi ha stimolato. Beh, capiamo. In quanti sono bene. A conoscenza di questo posto? Abbastanza. Non è diffuso in tutta galassia, ma scienziati... Quindi dove siamo? Un altro ascensore? Lo sono. Adesso ci arriva. Prego di allontanarsi, guardiano di galassia. Wow. Che magnifico sortilegio è mai questo? Figo. Lo so, è come se non avessero mai visto un'enorme mano transdimensionale. Prego salire su palco. E... se si mette male, come torniamo indietro? Teletrasporto. Può comunicare con Cosmo e, se emergenza, riportare Guardiano di Galassia. Io sono Groot. Meglio lasciarlo a te che a Capitan Scarso. E ora, investigate nave Nova. Usate teletrasporto per rapporto. E tu parlerai con l'Unimente? Per togliere quella multa, sì? Cosmo Brode. In bocca di lupo, Guardiano di Galassia. E le cinture di sicurezza? Non vomitare stavolta. Questo è... sortilegio? Stavo per dire vertiginoso. Io sono Groot. Ci fai l'abitudine. Siamo nello spazio. Siamo in mezzo allo spazio, alle dimensioni, al tempo. Oh, bello. Alle diverse realtà. In che senso in mezzo? In teoria possiamo andare ovunque in qualsiasi momento, anche luoghi che non esistono... ma esistono. La vista è incredibile. Bello. Che razza di nome è Avengers? Questi sono altri easter egg. Normale, non hai sentito niente. Pat Benatar e John Jett, proteggeteci. Chi sono questi dei di cui parli? Sono dei. Drax? Non sono io a ridere, è un chiaro presagio delle nostre morti imminenti. Nasconditi pure dove vuoi. Oppure è una realtà alternativa. Conosco quel suono.
Realtà alternativa, decisamente. Guardate, è Spider-Man! Ehi, quella è la Terra. Mamma. La tua amichetta è arrivata. Entra pure, Jenny. Peter arriva. Davvero? Jenny? Ok, prossima fermata alla SOP, forse. Tieniti, Groot. Si parte. L'alito di Morga. Ok, proviamoci. Eccoci arrivati. Non può essere in questo modo. State tutti bene? A te che sembra? Tenetevi, cerco di ripristinare la gravità. Ah, bene, resteremo bloccati qui per sempre. Ehi, Rocket, cos'è che sto cercando? Drax, di a Starmerd che le navi usano condotti energetici per generare pseudogravità nelle camere. Ed anche per questo video è tutto, perché devo scappare immediatamente. Grazie per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un mi piace se avete gradito il video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. La Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.